Cari amici di Striscia Napoli, Pino Grazioli, ed eccoci qui, ci troviamo ovviamente a fianco ad un padre, padre Giuseppe. Ci troviamo in questa terra, una terra santa, dove è veramente un santo questo padre. Allora, padre Giuseppe, buonasera. Lei fa parte di questa associazione che si chiama? Il Cireneo Onlus. Il Cireneo Onlus. Bene, con tanti volontari, anche io volontario per voi, perché io so che il mio pubblico è veramente un pubblico di vero cuore, con un cuore aperto, come già avete fatto per tante altre persone. Noi questa sera qui a cuore aperto noi vi chiediamo una sola cosa di spendere, magari risparmiare un pacchetto di sigarette, risparmiare una giocata che andate a giocare all'otto, risparmiare qualcosa che voi magari potete farlo, ma di donare a vostro piacimento, di donare naturalmente su questo numero di conto corrente, come noi vediamo dalle immagini. Per che cosa? Per che cosa noi chiediamo questa donazione? Per una cosa sicuramente molto molto importante. Di comprare un'ambulanza, perché guarda caso nel 6 giugno del 2012 loro già avevano, anzi dobbiamo dire che come associazione erano gli unici che avevano a disposizione un'ambulanza dove facevano vari comuni di questa provincia, giusto? Sì, siamo anche protezione civile, nella zona eravamo l'unica associazione ad avere un'ambulanza, offrivamo il nostro servizio gratuitamente a disposizione della gente, solo che nella notte tra il 5 e il 6 giugno è andata completamente distrutta, bruciata tra le fiamme, e quindi siamo qua per chiedere aiuto. E noi sappiamo che voi siete persone che veramente date aiuto, perché questa associazione, questa chiesa merita veramente tanto, perché è presente per i cittadini, presente per gli ammalati, presente molto soprattutto per le persone che soffrono. E allora, cari amici, cari pubblico, come dire, cari fratelli, perché così dobbiamo chiamarvi, aiutate soprattutto adesso a donare a questo numero di conto corrente per comprare, per acquistare questa autoambulanza, naturalmente per i soccorsi, per la protezione civile, per i volontariati che voi fate qui e assistite tante persone anziane, tante persone, naturalmente, perché dobbiamo dire che questo posto siamo in montagna e ci vuole proprio, è importante avere questa assistenza. Sì, è importante per due motivi. Uno, perché la nostra associazione è nata per aiutare il prossimo, per aiutare chi ha bisogno, quindi ci dedichiamo agli altri in modo del tutto gratuito, come un onlus può e sa fare. Il secondo motivo è come sacerdote, per tenere impegnati persone intorno a me in ambito cristiano, parrocchiale e soprattutto i giovani. Vedete dalle immagini, ci sono persone adulte, ma ci sono soprattutto giovani. Li togliamo dalla strada, li teniamo impegnati, li teniamo qui in chiesa in modo diverso. E questa è la nostra attività e obiettivo principale. E che Dio vi benedica. Dobbiamo dire una cosa importante: voi evitate per una sola settimana a non giocare più al bingo, a un qualche divertimento che voi non dovete fare, fate veramente del bene, perché siamo tutti fratelli. Allora ascoltate la parola di Dio, che è molto molto importante, quindi fate del bene, perché il male esiste ed è vero che esiste, però il bene è sempre presente e c'è anche qui il bene, come voi, anche voi sicuramente siete persone piene di cuore, quindi un vostro gesto, una vostra azione, fatela a questo numero di conto corrente, così veramente che cosa accade, padre, quando fanno questo gesto? Meritano il paradiso. Sicuramente lo meritano, perché già sono persone di cuore e il bene esiste, il bene, quindi aiutiamo queste persone, poi sicuramente Striscia Napoli organizzerà questa grande festa, quindi al più presto acquistiamo questa autoambulanza, che è importante, perché ci sono tante persone che veramente hanno bisogno di questa autoambulanza, come loro hanno bisogno per lavorare e per assistere queste persone, perché qui è tutto volontariato, quindi fate presto. Da tutta la regione Campania noi vi chiediamo questo aiuto, Pino Grazioli vi chiede questo aiuto, ovviamente noi stiamo nelle vostre mani, come voi siete nelle mani di Dio. Date questa opportunità a queste persone con la vostra forza, la vostra beneficenza, che è importante, un vostro gesto, un gesto d'amore che è molto importante. Quindi anche io per questa cosa elimino un pacchetto al giorno di sigarette per aiutare soprattutto questa associazione, che è molto importante. Padre, salutiamo. Aiutateci ad aiutare, grazie. Grazie, Pino Grazioli, ci troviamo qui da Sant'Agata dei Goti. Vai con le immagini. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scende.
soglie, mai neanche se deve.